Bentrovati come sempre in questo nostro incontro dedicato alla medicina e con mio grande piacere è tornato a trovarci il dottore Massimo Sardo, che è dirigente medico dell'ospedale Cotugno di Napoli, un infettivologo che spesso abbiamo ospitato con nostro grande piacere e ci ha sempre aggiornato su quella che è stata l'evoluzione di questa pandemia, dalle sue origini al periodo del lockdown, ti ricordi, ci siamo Certo. incontrati e adesso sentivamo il bisogno appunto di fare un poco il punto della situazione, una situazione che ci fa ben sperare, ma che il dottore ci diceva a telecamere spente che non dobbiamo, per la quale non dobbiamo rilassarci. Allora, grazie di essere qua, Massimo, ti chiamo Massimo perché siamo Certo. amici nella vita. Un po' partiamo da questo, il punto della situazione che pare Sì. abbastanza, ci fa ben sperare. Allora, noi ci siamo visti l'ultima volta 5 mesi fa, circa Sì, settembre, e la sì. situazione era un po' diversa da quella attuale. Eravamo nel picco dei casi, eravamo moltissimi casi. La situazione attuale invece ci dà qualche speranza. Non siamo ancora in una fase di discesa perentoria. Teniamo presente che abbiamo ancora l'11% di tamponi positivi. È vero, siamo arrivati però al 20-25%. Però questo fatto che l'11% dei tamponi oggi è ancora positivo attesta che la circolazione del virus è ancora presente. Nella maggior parte dei casi si tratta della variante Omicron. Perché la Delta non è che è sparita, insomma. Non è sparita, però adesso la maggioranza dei casi pare che sia della nuova Omicron. variante Omicron. Quindi sicuramente è una situazione migliorata. Noi come Cotugno saremmo l'ultimo ospedale a svuotarci, iniziato un po' a calare i casi, a svuotare i reparti negli altri ospedali dedicati al Covid, però noi siamo il punto di riferimento principale, quindi saremo gli ultimi a svuotarci. Quindi questa è la situazione attuale, i ricoveri ci sono ancora, non c'è più la fila delle ambulanze fuori al Cotugno, riusciamo a gestirli bene, c'è un turnover che viene oggi assicurato abbastanza tranquillamente, è iniziata la discesa, però ripeto, bisogna fare ancora attenzione perché si pensa che possiamo cominciare a respirare a partire dal mese di marzo, quindi dal mese prossimo sicuramente la curva si presume, ci sono molti parametri che fanno pensare che a marzo staremo molto meglio. Ecco, tu hai parlato di persone ancora ricoverate, ma che persone sono adesso in terapia intensiva o ricoverate? Sì, questa è una cosa che ci ha colpito molto, il fatto che abbiamo ancora oggi molti ricoverati anziani non vaccinati. Parliamo di ultra-ottantenni, quindi persone che non hanno il vaccino, quindi nella stragrande maggioranza non vaccinati, ultra-ottantenni, magari genitori di figli Novax. E queste persone hanno un decorso della polmonite molto serio, molto grave. Spesso vanno in subintensiva, in terapia intensiva. Pensiamo che una persona con una polmonite anziana, con comorbidità, magari diabetica oppure con dializzato, con patologie di tipo neurologico, neuropsichiatrico, già con una polmonite batterica può essere letale. Immaginiamo che una polmonite da Covid, che è una polmonite interstiziale bilaterale, che è da insufficienza respiratoria. E fino a pochi giorni fa, e ancora oggi, tutt'oggi, facciamo pure 8-10 decessi al giorno. Nella stragrande maggioranza si tratta di persone anziane non vaccinate. Questo è il dato triste, purtroppo, da rimarcare ancora oggi. A volte le persone vengono prese da una specie di frenesia. Io nei giorni scorsi ho visto che c'è stata questa corsa a comprare Zitromax che poi non si trovava più, o addirittura gli equivalenti. Spieghiamo un po' a che cosa serve Zitromax e quando va preso e da chi va dato, innanzitutto. Sì, in effetti è un falso problema questa corsa perché c'è uno step da seguire per quanto riguarda le terapie domiciliari che è ben diciamo, studiato ed è stato appunto licenziato dall'AIFA, nel senso che bisogna fare degli antinfiammatori non steroidei come primo acchitto, il paracetamolo, poi seguire, come dicevamo nelle altre trasmissioni, se il paziente presenta una sintomatologia particolare, una febbre molto alta, la dispnea, una desaturazione fatta con walking test che ti feci vedere l'altra volta con Sì. saturimetro, quindi se scende sotto un 94%, il paziente è dispnoico, allora è un paziente che ha bisogno di cure diverse, quindi il secondo step è poi il passaggio al cortisone. Per quanto riguarda l'uso, io direi più l'abuso della zitromicina,
è stato visto che non ha nessun ruolo, soprattutto nella seconda fase, nemmeno in ospedale lo stiamo più dando. Però in ospedale noi possiamo fare degli esami che ci dicono che il paziente ha una sovrainfezione batterica, allora in quel caso deve e può essere utilizzato. Quindi facendo un emocromo si vede che il paziente ha una leucocitosi, oppure ci fanno degli espettorati e si evidenzia un'infezione batterica, oppure dei test molecolari che possono evidenziare la presenza di streptococchi, stafilococchi o altri agenti batterici, allora in quel caso è giusto dare un supporto antibiotico, ma la vedi prima acchitto a casa E è anche come assolutamente prevenzione, la inutile. gente pensa che sia anche come prevenzione, questo è No, sbagliatissimo, la insomma. prevenzione non esiste, cioè, per il Covid, insomma, Senti prego. Massimo, un'altra cosa pure, adesso è possibile fare anche il tampone fai da te. Che validità hanno, che prova di certezza si ha con questi tamponi? No, io dico sempre che oggi come oggi devono fare il tampone le persone che sono sintomatiche, visto l'estrema diffusione, l'estrema contagiosità della variante Omicron, che oggi è quella che prevale nettamente sulla variante Delta, è molto contagioso, quindi circola ancora. Abbiamo detto che i tamponi sono ancora all'11% qui in Campania. E quindi questi test, sia gli antigenici che i fai da te, hanno un'alta percentuale di risultati, di falsi risultati, quindi sia falsi positivi che falsi negativi. Quindi una persona sintomatica che fa il tampone deve fare il tampone molecolare per avere una certa affidabilità. Quindi insieme alla clinica del paziente che presenta appunto febbre, tosse, dispnea o quant'altro, allora il tampone molecolare poi ci dà una risposta precisa. Un'altra affermazione dei Novax, spesso le persone, anche persone vicine a me, a noi, hanno avuto il Covid, hanno avuto le 3 dosi, anche la dose booster, e magari si sono riammalati. Perché? Sì, bisogna distinguere che ci sono delle persone che possono ammalarsi col vaccino, anche abbiamo pure delle persone ricoverate col vaccino, però bisogna fare attenzione perché la stragrande maggioranza dei casi, le persone che hanno le 3 dosi sono protette anche dalla variante Omicron e possono infettarsi, ma in questi casi l'infezione si ferma, si localizza alle vie superiori, quindi si ha un'infezione o asintomatica o paucisintomatica. Quindi è giusto sottolineare il fatto che una cosa è avere un'infezione paucisintomatica che assomiglia più al raffreddore o al massimo alla sindrome influenzale, piuttosto che avere una polmonite bilaterale da Covid. E quindi i ricoverati sono quasi tutte persone che o non hanno finito il ciclo vaccinale o che sono anziani, che quindi hanno avuto una ridotta risposta immunitaria, ma nella stragrande maggioranza sono pochissime, rarissime le persone con 3 dosi di vaccino che sono in ospedale. A proposito di questo, proprio ti volevo dire che la terza dose è molto importante per la protezione dalla variante Omicron. In Italia si sono vaccinati circa 45 milioni di persone con la doppia dose. Invece sono circa 32 milioni, quindi 13 milioni in meno ci mancano per la terza dose. Quindi è molto importante che queste persone si vaccinano con la terza dose per diminuire la circolazione pure del virus di questa variante Omicron e far sì di avere una protezione più importante. Quindi distinguiamo bene tra infezione e tra malattia. Sono due cose diverse. Diverse. Adesso la paura è che alla luce di questi segnali positivi la gente si lasci un po' andare. E alla luce dell'ultimo decreto che c'è stato, vuoi un po' illustrarci la situazione? Quale dovrà essere il nostro comportamento? Sì, stamattina sentivo che è stato annunciato dal sottosegretario alla sanità che da venerdì pare che ci sarà un decreto che toglie l'obbligo delle mascherine in strada. Ora dico, noi dobbiamo far prevalere il buonsenso. Siamo in una nuova fase che forse migliorerà ancora di più con l'approssimarsi della primavera, per cui scenderanno i casi e quindi staremo molto meglio. Però il virus circola ancora. E direi da distinguere bene le situazioni, quindi dobbiamo far sì che dobbiamo proteggersi in quei casi dove il virus potrebbe attecchire anche all'aperto. Per esempio, se è diverso stare al parco di Capodimonte e correre senza mascherina, piuttosto che stare fuori a un bar assembrati con molte persone, oppure allo stadio dove stai 2 ore vicino a un'altra persona, a altre persone, quindi è più facile prendere il virus anche se all'aperto. Quindi sono situazioni da
deve prevalere il buon senso, non dobbiamo rispondere solo in maniera critica ad una legge, perché non, sono cose che vengono fatte sulla scorta del comitato tecnico, sulle decisioni del comitato tecnico scientifico, quindi non sono fatte in maniera così campanilare. Quindi dobbiamo seguire queste indicazioni col buon senso, anche se venisse approvata, pare che venga approvata questa cosa della mascherina. Della mancanza più del divieto della mascherina all'aperta che viene abolito, dobbiamo invece utilizzare la mascherina in quelle situazioni di assembramento che possono esserci pure all'aperto. Poi Bene. magari tra un mese la situazione epidemiologica sarà diversa e quindi potremo rilassarci ancora di più. Mi rendo conto che ci sono delle motivazioni economiche, sociali molto molto importanti, però siamo ormai, diciamo, pare che abbiamo preso la rotta giusta, sono passati 2 anni, quindi aspettare un altro mese. Io questo decreto magari l'avrei, un'opinione personale, fatto uscire magari con l'inizio Della della primavera, primavera. certo, perché non tutti, come dici tu, abbiamo il buon senso. Allora, ancora a proposito di novità, si parla adesso dell'antivirale orale. Cos'è? Sì, in effetti è stato approvato da pochi giorni, appunto, l'utilizzo del Pavloxid, che è un antivirale che viene usato in particolari casi, soprattutto nelle persone. Innanzitutto viene utilizzato in prima settimana, almeno nei primi 5 giorni di infezione, in quelle persone che magari avendo delle comorbidità potrebbero aggravarsi in maniera rapida e grave. E quindi in quelle persone può essere utilizzato l'antivirale, quindi è un'arma in più che abbiamo a disposizione. Probabilmente ne faremo uso se questa infezione, come pare, diventerà endemica, lo potremo utilizzare soprattutto, diciamo, nella prossima, speriamo, non come questa epidemia di Covid. Quindi è un uso importante, può essere importante in alcuni casi, non è un farmaco da dare a tutti La gente pensa, indiscriminatamente, hanno trovato no. la No, va cura, dato soltanto alle persone particolarmente a rischio di aggravarsi in prima settimana di malattia. quindi tempestivamente, altrimenti Tempestivamente. non c'è. Tra l'altro è molto importante l'ausilio che una prossima epidemia dovremmo avere dalla medicina di base, proprio per far sì che molti casi debbano essere gestiti a domicilio piuttosto che in ospedale. Che noi corriamo sempre il rischio che vengano in ospedale persone che hanno delle forme, diciamo, paucisintomatiche, che potrebbero curarsi a casa, e non lasciamo il posto libero invece a persone che hanno delle polmoniti importanti. Importante, Quindi è molto certo. importante in futuro avere questa collocazione del paziente a domicilio piuttosto che in ospedale a seconda della gravità dell'infezione da Covid. Questa è una cosa molto importante. Un'altra cosa importante è che spesso prima parlavamo delle persone anziane. E abbiamo visto che spesso da noi ci giungono persone che hanno delle patologie importanti di altro genere, non so, per esempio patologie neurologiche, psichiatriche, oppure insufficienza renale, oppure cardiopatici importanti, o addirittura pazienti con patologie da intervento chirurgico, patologie oncologiche. E questi pazienti hanno soltanto l'infezione da Covid, non hanno la polmonite. Quindi in futuro dovremo cercare di allocare questi pazienti nelle strutture ospedaliere adatte, Adatte. dedicati a pazienti infetti da Covid, perché non è una persona infetta, non è detto che abbia la polmonite da Covid. Quindi queste persone andrebbero gestite, diciamo, in strutture ospedaliere con Preposte. specialisti diversi dall'infettivologo e Questa è una cosa molto dall'opinologo. importante. Un'altra cosa che spesso molte persone, io sento dire, fanno il test anticorpale, cioè la misura del numero di anticorpi, e pensano che avendo un numero elevato di anticorpi siano non solo più protetti verso la possibilità di infettarsi, ma addirittura che non debbano fare la terza dose, altrimenti c'è una, come dire, esagerata immissione di anticorpi. No, questo è stato visto che non c'è un cut-off oltre il quale o sotto il quale si è protetti o non si è protetti. Quindi fare il test anticorpale ha poco significato. Ha un significato sì, ma molto, molto grossolano. La cosa importante oggi è fare il vaccino, innanzitutto per chi non l'ha fatto, ancora c'è
sento ancora delle fasce di resistenza in questo senso, e fare soprattutto la terza dose che, come ti dicevo prima, ci protegge dalla variante Omicron. Bene, questo è importante. Ancora, volevo che tu, abbiamo dedicato un'intera trasmissione una volta ai bambini, ti ricordi? Un accenno anche a loro, perché ci sono ancora genitori restii a vaccinarli e facciamo un appello a questi genitori. No, i bambini sono molto recettivi e non hanno problemi assolutamente a fare il vaccino. Basta pensare alle vaccinazioni che facciamo al terzo mese di vita, ne facciamo 10, tantissime contemporaneamente al terzo, quindi undicesimo mese, quindi non c'è E nessun nessuno problema parla. e nessuno parla. E quindi devono fare il vaccino, perché innanzitutto cominciano, se sono su un grosso numero di bambini, è chiaro, la stragrande maggioranza dei casi è asintomatica, però c'è anche il bambino che può avere problemi seri e Di importanti altra che natura. sono stati ricoverati, questi bambini a Santo Bovo. Inoltre rappresentano un veicolo di trasmissione, quindi il bambino va a casa, infetta i genitori, infetta il nonno, eccetera. Quindi assolutamente dobbiamo vaccinare tutti, compresi i bambini. Bene, mi fa piacere che tu l'abbia detto perché sono anche io del tuo parere. Siamo quasi in chiusura, Massimo. Così, tue previsioni per quanto è possibile, come dicevamo prima, su quello che accadrà, perché almeno se possiamo sperare che la cosa finisca, se diventa endemica e se non dobbiamo più aver paura di questo Covid, se non come di una normale influenza. Allora, noi naturalmente è un virus nuovo, quindi quello possiamo parlare sulla scorta delle esperienze con i virus precedenti. Diciamo, il virus in linea generale tende sempre ad adattarsi all'uomo, perché se fa morire l'uomo, muore pure lui. Quindi per un meccanismo di sopravvivenza il virus tende ad adattarsi all'uomo. Quindi le varianti non sono solo in senso negativo, le varianti del virus, ma anche in senso positivo, nel senso si possono creare delle varianti che si adattano all'organismo e che possono manifestarsi poi con una sintomatologia clinica più attenuata. Quindi diciamo queste sono le previsioni più ottimistiche che si possono fare. È iniziata, come dicevo prima, la parabola discendente, probabilmente in primavera sicuramente staremo molto meglio di adesso, e il virus potrebbe diventare, diciamo, dare delle forme epidemiche annuali, un po' come Come l'influenza, l'influenza. contro le quali probabilmente, ma sempre è un'ipotesi, dovremmo vaccinarci. Quindi vaccino è l'unica arma che avremo sempre. E Assolutamente. magari nel frattempo questo vaccino che oggi è considerato un po' sperimentale dalla maggior parte, da quelli che hanno paura, potrebbe essere un vaccino così come per tutti gli altri. Io Amen. dico che spesso dietro i Novax, spesso, a parte una fascia di fanatismo di queste persone, però spesso dietro i Novax si nasconde molta paura. Quindi sono persone semplicemente impaurite dal nuovo. Il fatto che sia un vaccino nuovo lo fa accreditare come sperimentale. Invece non è assolutamente così. Basti pensare che mai nessun vaccino è stato fatto come questo. Si parla di Pare che siano state somministrate nel mondo 7 miliardi di dosi, cioè quasi la metà della popolazione Mondiale. mondiale. Cioè, è assurdo parlare di vaccino sperimentale. Quindi assolutamente è l'unica arma che abbiamo a disposizione, quello che ci ha fatto stare come stiamo adesso. Pensiamo ai numeri che avevamo un anno fa e quello che abbiamo adesso, e quindi ci sta facendo Solo grazie al respirare vaccino, solo solo grazie grazie al al vaccino. vaccino. Massimo, allora io ti aspetto la prossima volta, che con te ormai è un appuntamento ciclico, sia nelle fasi più brutte che in quelle che ci aprivano la speranza, anche in questa qui che comunque ci fa Speriamo sperare. che la prossima volta verrò a sancire E la fine del Covid. ci riempiremo di baci qui, perché Sicuramente. vi ricordo che il dottore Sardo Massimo è dirigente medico presso l'ospedale Cotugno di Napoli, un infettivologo che è sempre stato a nostra disposizione per aggiornarci sulla situazione. Grazie ancora Grazie Massimo, a te. grazie a voi, alla prossima.